A Pescara, in via Andrea Doria, è nata una nuova realtà, Ecolab Training, non solo palestra. Luca Marrone, uno dei quattro soci che ha intrapreso questa grande avventura, questo grande progetto, nuovo progetto qui a Pescara. Ce la vuoi raccontare come nasce? Innanzitutto buonasera a tutti, sono Luca Marrone, da 20 anni nel settore del fitness, nel settore del movimento. Cerchiamo di dare benessere da una vita agli abitanti della città. Ci conoscono, grazie a Dio, da un bel po' e niente, è nato questo progetto, o meglio, oggi proprio diciamo che è la realizzazione di un sogno che sta prendendo forma sempre di più, Jennifer, perché insieme ad altri tre colleghi con i quali sono molto affiatato stiamo cercando di cominciare a prendere le persone per mano. Il nostro slogan sarà ognuno la sua impronta, e nel senso che cercheremo fondamentalmente di creare un percorso per ogni persona qui dentro, qualcosa che a Pescara manca, non c'è mai stato, e attraverso delle valutazioni iniziali funzionali, valutazioni posturali e un'impedenziometria importante che avrà ogni nostro cliente, cercheremo di stabilire un percorso per ognuno, per ogni persona, diciamo. Cercheremo di più che altro di capire le caratteristiche delle persone e di creare il cammino ideale per loro. Avremo all'interno della nostra struttura, che inauguriamo questa sera, quindi perdonate l'emozione, non sono abituato a stare davanti alle telecamere, ma la passione è tanta per questa cosa. Avremo, vi illumino un po' sulla struttura, 560 metri quadri, una struttura con 180 metri quadri di sala pesi e cardio, un 90 metri quadri di sala da personal trainer e altri 90 metri quadri di sala small group. Small group perché piccoli gruppi, per accogliere persone, ma dalle 3 alle massimo 6-8 persone, per poter dare un servizio simile a quello del personal trainer, nonostante sia una piccola classe. Quindi devono essere seguiti, amiamo seguire le persone veramente alla perfezione. Ci potremmo avvalere in questo nostro progetto di collaborazioni esterne di grandi professionisti, professionisti in ambito nutrizionale, osteopati, fisioterapisti, massaggiatrici, posturologi e anche posturologi clinici, quindi per i casi clinici, per i casi un po' più importanti, chiamiamoli così. E perché durante il mio percorso ormai ventennale nell'ambito del fitness ci siamo resi conto che le esigenze delle persone sono molteplici. A volte non puoi seguire un'unica strada, ma è importante intraprenderle tante a 360, perché il benessere, la funzionalità generale è costituita da tanti elementi. E non sarò qui a parlare troppo nel tecnico, ma vi invito a venirci a trovare e vi dico che avrete la possibilità di lavorare sui tapirulan, sulle ellittiche, guardando il ponte del mare, guardando il nostro meraviglioso fiume. E per noi anche questo, il concetto, anche la location è stata studiata non a caso, ma ritengo sempre che le location possono essere meravigliose, ma sono gli individui all'interno che fanno veramente la palestra o che comunque possono creare del benessere alle persone. Il valore aggiunto sono sempre le persone all'interno. E siamo appena arrivati, non so se vedete il caos che c'è, la serata sta per cominciare. Incrociamo le dita, noi ci siamo, la passione è tanta, scusate la mia stanchezza, ma negli ultimi 4 mesi ci siamo dedicati solo al cantiere e abbiamo una gran voglia di riniziare a fare il nostro lavoro. La palestra è pronta, gli ospiti ci sono, incrociamo le dita, Ecolab Training. E anche Riccardo questa sera sta realizzando un sogno, ma raccontaci un po' la tua passione per lo sport. Allora, la mia passione per lo sport nasce dall'età di 4 anni, quando ho preso il primo pallone in mano e ho iniziato la mia carriera da calciatore, fino a diventare poi un calciatore anche professionista, e conoscendo poi alla fine gli altri ragazzi mi hanno inculcato questa passione e l'amore per lo sport, in questo caso per il personal trainer, ovvero prendersi cura della persona e cucirli veramente un abito su misura, perché da qui nasce appunto il nome Ecolab Training. Ego, ovvero io,
lab, ovvero il laboratorio di allenamento. Quindi noi, anche se abbiamo una grossa sala attrezzi, abbiamo una sala personal e una sala small group, teniamo proprio personalmente a prendere la persona e a trattarla come deve essere, ovvero è unica, perché io sono io e un'altra persona, ha bisogno delle sue attenzioni, di quel tipo di allenamento adeguato, e quindi solo questo per permettere sia alla persona di sentirsi coccolata e poi di sentirsi a casa, come abbiamo fatto anche qui, sembra veramente una casa. Quindi la nostra passione l'abbiamo riportata e abbiamo voluto che tutto questo potesse essere a disposizione di Pescara e di chi ama stare bene, di chi ama allenarsi in un certo modo. All'interno della palestra abbiamo una grande sala attrezzi con tutte macchine esclusivamente nuove della Panatta. E abbiamo un'area personal training per chi vuole allenarsi con il proprio personal trainer e quindi stare un pochino in disparte. E poi abbiamo una sala small group che offriamo dei servizi sia olistici che ad alto impatto. E poi abbiamo anche una struttura nuova del calisthenics, che abbiamo qui una persona molto competente per quanto riguarda questo nuovo format che va avanti da un po' di tempo, e quindi siamo anche interessati a questo. Abbiamo preso una struttura a parte che è l'unica in Abruzzo. Ci vuoi anticipare qualcosa a riguardo? Guarda, faremo penso un evento a parte proprio per questa struttura, perché la vogliamo sponsorizzare nel migliore dei modi e ci teniamo anche tanto. Allora ci lasci con questa curiosità. Lasciamo con questa curiosità. Il valore aggiunto sarà soprattutto che qualsiasi persona si iscriverà nella nostra palestra, che scelga lo small group come attività, o che scelga il personal training, oppure che scelga la sala pesi cardio per allenarsi, avrà uno screening iniziale basato su delle valutazioni di tutti i parametri possibili, misurabili, delle qualità fisiche della persona. Quindi parliamo di misurazione della mobilità articolare, di coordinazione, di flessibilità muscolare, la valutazione posturale, quindi possibili alterazioni della propria postura, che abbiamo più o meno tutti, e bioimpedenziometria, che è un'analisi approfondita che ci dice sia massa magra, massa grassa e acqua intraextracellulare. Non voglio diventare noioso, diciamo che noi diamo questa ora di valutazione ad ogni persona che ci sceglierà per fare una foto, diciamo, del punto di partenza da cui partiamo. Questa è una grande differenza, secondo me, perché praticamente ci permette di dare un servizio superiore nel momento in cui poi andiamo a stilare un programma di allenamento avendo tantissimi dati a disposizione, piuttosto che ci si presenta in sala pesi una persona che dice: io vorrei fare due pettorali. Sì, ma io di te non so nulla, quindi adesso dopo un'ora di valutazione io so molte più cose su questa persona e potrei stirargli un programma personalizzato. Quindi la personalizzazione, che solitamente è appannaggio solamente di chi ha possibilità di scegliersi il personal training, noi l'abbiamo voluto avvicinare anche al pubblico più vasto. Quindi non necessariamente devi avere per forza un personal training per avere una valutazione funzionale. Noi la diamo a tutti e questo ci permetterà di offrire una qualità del servizio sicuramente basata su dati scientifici, ecco, non voglio dire migliore perché è presuntuoso, però baseremo la nostra programmazione sui dati. Soprattutto anche il cliente potrà valutare i progressi che sono stati fatti rispetto a questa valutazione iniziale, quindi diventa anche un metro. Esattamente, quindi la misurazione serve proprio per questo, per vedere poi a distanza anche gli eventuali progressi. Se dovesse esserci un fallimento, anche tarare le contromisure. Quindi diciamo che essere monitorati significa poi centrare meglio il percorso giusto. Questa è la nostra idea. È un sogno che prende forma e che non mi pare vero adesso. Dopo tanto lavoro, tanto sforzo, ci abbiamo messo tutta la nostra passione per realizzare questo sogno e rendere vero qualcosa che era un'idea, un progetto, e grazie anche ai miei soci abbiamo creato qualcosa di veramente bello. Una grande festa questa sera, dove ci sono veramente tantissime persone, un'accoglienza incredibile. Sì, siamo contentissimi, non mi aspettavo così tanto, quindi ci fa solo piacere. Vuol dire che abbiamo seminato bene, abbiamo dato un concetto valido
e speriamo di averne tanti ancora in futuro. Fai scattare il tuo ego, lascia la tua impronta. Egolab Training ti aspetta a Pescara in via Andrea Doria 14.